Oggi abbiamo dimostrato che siamo davvero uniti. Passo la parola subito al nostro sindaco. Grazie a tutti. No alla chiusura del punto nascita. Insieme. No alla chiusura del punto nascita. Io vi devo ringraziare tutti per questa partecipazione. Non è una partecipazione rivolta a una persona, a un gruppo, è una partecipazione rivolta a dire il nostro no alla chiusura del punto nascita. No alla chiusura del punto nascita. Vi devo ringraziare tutti perché ciascuno di noi ha i propri impegni, so quale sacrificio venire alle 10:30 di un giovedì dove ciascuno di noi lavora, dove ciascuno di noi ha la famiglia da portare avanti, e questa è la testimonianza del vostro attaccamento all'ospedale di Mussomeli, che è un attaccamento non solo dei cittadini di Mussomeli, ma è un attaccamento di tutti i cittadini dei comuni che sono qui rappresentati. Voglio ringraziare uno ad uno i sindaci di questo comune, di questi comuni, gli assessori di questi comuni, i consiglieri comunali di questi comuni, i cittadini di questi comuni. Comune di Vercara Fritti, comune di Sutera, comune di Acquaviva Platani, comune di Campofranco, comune di Pompenziere, comune di Milena, comune di Valle d'Olmo, comune di Villalba, comune di Castronovo, comune di Cammarata, comune di Castelfemmine, comune di Agri, comune di Montedugno, comune di San Giovanni Geli, comune di Marianopoli, comune di Marianopoli, comune di Caltanissetta e comune di Mazzarino. Voglio ringraziare anche tutte le associazioni che si sono impegnate con grande impeto in questa iniziativa. La Fratres, la Misericordia, la Proloco, l'Associazione Vini, Ordine di Malta, Sicilia Antica, la Strauss, Fotovalle, Pallone in Tour, Lunac, Juventus Club, ASPP Club Mussomeli, Associazione Giorgio Latino, Associazione Caro Luoltino, Associazione Vita Onlus, Associazione Don Diego di Vincenzo, l'AFAM, il Coro Polifonico, la Filarmonica di Mussomeli, la Croce Rossa, il Rotary Club, e spero di non dimenticarne nessuno. Ovviamente voglio ringraziare anche il Comitato Mamme e il Comitato Giulio Manca all'ospedale, che sono impegnati con grande fermento, con grande impeto. Le scuole, tutte. Voglio ringraziare i commercianti, gli artigiani che hanno manifestato la loro adesione chiudendo la loro attività. Tutte le associazioni sindacali, la CGL, la CISL, la UIL, la NURSI, tutti stiamo rispondendo a un appello unico, corale: giù le mani dall'ospedale! Giù le mani dall'ospedale! Ringrazio anche l'ASL e il Circolo dei Pastori. Ovviamente non ho ringraziato il comune di Mussomeli, tutto.
gli assessori, tutti i 20 consiglieri. Bisogna portare avanti una battaglia comune, non ci sono distinzioni partitiche e politiche. Di tutti. Ringrazio anche il gruppo, anch'io sono nato a Mussomeli, e ringrazio ovviamente anche le parrocchie, la Chiesa in generale, per aver dato la propria adesione. Per cosa stiamo manifestando qui? Per il nostro diritto alla salute, per rivendicare il nostro diritto ad essere cittadini di serie A come lo sono tanti altri cittadini in altri comuni. Noi diciamo no alla chiusura del nostro punto nascita, perché vedete, quando mi si dice sotto soglia dei 500 parti non possono rimanere strutture in piedi, quindi devono essere chiuse, allora io dico, allora noi diciamo, non lo condividiamo, ma lo possiamo anche accettare. Ma quando mi viene detto che alcuni comuni che sono sotto soglia dei 500 parti hanno la deroga a mantenere i loro punto nascita e noi no, allora dico, questo non ci va bene, su questo noi non siamo d'accordo, siamo anche noi cittadini di serie A. E quando ieri l'assessore regionale o il ministro ci dice noi non facciamo più deroghe a voi, allora noi rispondiamo, se non le fate a noi non le fate nemmeno agli altri comuni che sono sotto soglia del 500. Ieri in Commissione Sanità, a cui sono stati presenti una rappresentanza di questi sindaci, che ringrazio ancora una volta, a cui sono stati presenti una rappresentanza dei 20 consiglieri comunali di Mussomeli senza distinzione di colori, a cui sono stati presenti tutti e quattro, dovevano essere presenti tutti e quattro i punti nascita che non sono stati derogati, è stato detto che le due deroghe concesse al comune di Licata e al comune di Bronte sono state concesse perché potenzialmente possono arrivare a 500 parti. Allora noi diciamo, noi abbiamo detto e noi diciamo, anche noi potenzialmente possiamo arrivare a 500 parti. L'assessore ci ha detto ieri, io una terza deroga non la posso chiedere perché ne ho già chieste due e a queste due deroghe il Ministero ha risposto che non era possibile accettarle. Io non chiedo la terza deroga se non ci sono fatti nuovi. Ebbene, io all'assessore regionale dico, i fatti nuovi ci sono, c'è un decreto del novembre 2011 del ministro Lorenzin rivolto alle comunità montane dove si deroga a scendere sotto soglia dei 500 parti. Ebbene, Mussomeli è un comune montano, Mussomeli è un comune a 700 metri da terra. E questo è un primo fatto nuovo. Il secondo fatto nuovo sapete qual è? Il secondo fatto nuovo è che uno dei quattro punti nascita che è stato chiuso, cioè quello di Santo Stefano, è un punto nascita gestito da una clinica privata e la clinica privata motu proprio, cioè ha deciso lei di chiudere il punto nascita perché fare gli investimenti di messa in sicurezza è troppo costoso per lei e quindi ha rinunciato ad essere punto nascita di quel territorio. Allora io dico, noi diciamo, caro assessore, quei nascituri che nascevano fino a qualche giorno fa a Santo Stefano sono potenzialmente nascituri del punto nascita di Mussomeli. E questo è il secondo fatto nuovo. Il terzo fatto nuovo sapete qual è? Che i nati in questi comuni
sono ben oltre i 500 parti previsti dalla normativa. Noi abbiamo registrato nel punto nascita di Mussomeli circa 220 parti, però i bambini nati in questi territori sono ben oltre. Allora dico, voi metteteci in sicurezza il punto nascita, le mamme saranno più sicure e saranno più invogliate a venire a nascere in Mussomeli. Noi siamo un comune il cui punto nascita più vicino è Caltanissetta e Agrigento. Caltanissetta, una strada che è una vergogna. Sono 10 anni che questi territori sono relegati al territorio del terzo mondo. Allora dico, sistemateci le strade e saremo noi a dirvi chiudete il punto nascita perché non ci serve. L'altro punto nascita Agrigento, solo nell'ultimo mese, nello scorrimento veloce, ci sono stati 3 incidenti mortali. Cosa dobbiamo vedere? Il morto per dire che la vera sicurezza è venire a nascere a Mussomeli e non essere in mezzo alle strade? Bravo! Saranno morti sulla vostra coscienza. Alle forze politiche, ai nostri deputati regionali e nazionali di qualunque colore politico, non c'è alcuna distinzione, dico, uno scatto d'orgoglio, fate come hanno fatto ieri i deputati della Vicentino, erano tutti in commissione sanità, tutti senza distinzione di colore politico a difendere col coltello fra i denti la proroga al punto nascita di Licata. A voi deputati regionali e nazionali di qualunque colore politico dico uno scatto d'orgoglio, difendiamo il nostro punto nascita. Ripeto, a scanso di equivoci, questa è una battaglia comune, non voglio ci siano strumentalizzazioni, tutti i partiti di qualunque colore politico, tutti, ciascuno dei 20 consiglieri del comune di Mussomeli, così penso, ciascuno dei consiglieri di ogni comune qui presente deve essere unito a difesa del mantenimento del nostro punto nascita di Mussomeli. Giù le mani dall'ospedale! Giù le mani dall'ospedale! Che cosa abbiamo fatto? Io, in nome e per conto di tutti i sindaci e di tutte le associazioni e di tutte le sigle sindacali, ho scritto, ho consegnato una lettera al ministro Lorenzin chiedendo a lei di venire a visitare il nostro territorio e se lei deciderà che le strade sono tali da poter consentire la chiusura, allora noi lo accetteremo, ma siamo sicuri che non è così. Ho consegnato, ho mandato una lettera al presidente Sergio Mattarella, che è il nostro presidente, che è un siciliano, a cui diciamo difendici presidente, siamo nelle tue mani. Siamo stati dal prefetto lunedì scorso, abbiamo rappresentato tutti insieme i consiglieri comunali uniti, la commissione sanità, le associazioni sindacali tutte unite, i sindaci, abbiamo rappresentato al prefetto qual è il nostro disagio e il prefetto è stato molto sensibile, molto attento, tant'è vero che mi risulta che ha già trasmesso al Ministero dell'Interno una propria relazione con il documento che gli abbiamo consegnato e con una sua relazione sullo stato della precarietà, del disastro, io direi, della viabilità nella provincia di Caltanissetta. Ieri abbiamo rappresentato la stessa cosa alla 6ª Commissione Sanità all'ARS a Palermo. Il presidente Di Giacomo della Commissione si è impegnato a essere presente a fine gennaio con l'intera Commissione qua all'ospedale di Mussomeli e rendersi conto di quella che è la situazione. Ma l'assessore
è stato un po' restio a presentare la deroga. Allora noi gli diciamo: caro assessore, oggi pomeriggio noi ti presentiamo una richiesta formale per chiedere la terza deroga al ministro Lorenzin, perché noi al punto nascita ci crediamo.